Let's go. Buonasera a tutti, anche stasera collegati dagli studi di Toscana Sprint è un'altra serata particolare. Perché questa sera lo speaker vi porterà nel tour della Toscana. Di un giro famosissimo. Anni e anni di storia per questo giro del Granducato di Toscana. E con me ospiti stasera in studio, trovo alla mia sinistra Paolo Marrucci e alla mia destra Stefano Gazzarri. Sera. Io Patron Paolo Marrucci e Patron Stefano Gazzarri perché veramente le, le menti e i bracci e veramente il tutto fare di questo giro del Granducato Toscana. Paolo, io partirei subito con te. Io vorrei domandarti, te è una vita che sei eh, nel ciclismo, nel ciclismo che conta anche perché ti ho visto ultimamente nelle premiazioni del Giglio d'Oro, sempre presente dal signor Carmagnini. Sicché io vorrei che tu ti descrivessi, per i pochi che non ti conoscono, in un minuto chi è Paolo Marrucci. Paolo Marrucci, in due parole, è uno che fino all'età di 17 anni correva nei ragazzi. Poi ho avuto un incidente, mi sono fermato, è iniziato diciamo, il lavoro, quello che poi è durato fino a 6 o 7 anni fa e dal 1976... Sono entrato diciamo, nei vari gruppi organizzativi, il primo di tutti quello della Coppa Marte Montemaggio, dove ho visto tanti successi di tanti cilisti e oramai passati all'annali, per fare qualche nome: Pantani, Bettini, Bartoli, Ballerini, che ha vinto anche la, eh, la gara. Poi, da qui nell'82, sono ri rientrato addirittura come diciamo, ciclamatori e Questo è durato fino agli anni 90-92 e alternando l'attività di, 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 di amatore faceva anche quella di organizzatore, fino a che nel 1996 si è iniziato a organizzare il Gran Fondo. A questo punto, due anni si è iniziato ad organizzare il Gran Fondo, il terzo anno si è creato il Giro del Gran Ducato che a tutt'oggi eh, diciamo ancora portiamo avanti insieme a Stefano Gazzardi. Nell'arco di tutta questa attività ci sono state delle varie esperienze, fra cui il giro della Toscana in con Patron Ciaponi al quale io ringrazio sempre per quello che mi ha passato, per la sua esperienza e tutto quanto, e poi le strade bianche da partenza da San Gimignano e anche altri vari diciamo, tipi di, di manifestazioni e ora la, la, la collaborazione anche con Saverio Carmannini per Alfredo Martini. Io direi di fermarmi perché se no poi... ci si dilunga troppo perché sì, in un basta. minuto raccontare la tua storia è veramente difficile. Sto andando un po' meno in bicicletta purtroppo. No, va bene, va bene, bene. l'importante è riconoscere questo e provvedere. Stefano Gazzari, Stefano Gazzari, te eh, tuttora pratichi ciclismo, eh, però mi piacerebbe eh, che tu mi dicessi... Cosa veramente fai per questo movimento amatoriale che è un bel giro e veramente importante quando si parla di Toscana, un cuore pulsante del ciclismo che conta ma anche nel movimento amatoriale. No, buonasera Agnetti, noi siamo un gruppo sportivo e siamo nati con la mountain bike. Eravamo in 5 o 6 che già avevamo corso da, da ragazzini però poi... Eh, la bici da corsa l'abbiamo lasciata un po' da parte, con invece l'avvento della mountain bike, con la scusa di conoscere i nostri luoghi che sono molto pedalabili appunto mountain bike, e ci siamo rimessi in moto e abbiamo ricostituito il gruppo sportivo che ora a oggi conta 50 tesserati e per una zona come la nostra che non è a grande tradizione cilistica, è un risultato che ci riempie di orgoglio e che ci fa capire che forse in questi anni abbiamo lavorato bene. Abbiamo lavorato bene soprattutto grazie alla conoscenza con Paolo Marrucci, perché lui ci ha stradato, ci ha fatto da locomotiva, come dico io, noi siamo stati degli ottimi vagoni attaccati e abbiamo, siamo riusciti a... A tirare avanti un movimento che è quello amatoriale, che, ha, che è molto importante, nonostante tutto, per quanto riguarda il panorama ciclistico a livello nazionale. Questo è stato il primo conto. Poi un altro Paolo che è stato molto importante è stato l'incontro con Paolo Bettini, che è della nostra zona e che ha voluto dare il nome alla nostra Gran Fondo e quando poi ha deciso di smettere di correre e ci ha supportato e sopportato, perché tante volte ci sopporta anche per. Eh, questa nostra attività, questo nostro movimento che è nato in primo luogo, volevo ribadirlo per quanto riguarda il turismo, la nostra è una zona un po' particolare, noi produciamo nella nostra zona il 30% dell'energia dell che ha bisogno alla Toscana e è totalmente rinnovabile, e il connubio tra ciclismo e geotermia ha fatto nascere appunto la Gran Fondo della Geotermia e poi è diventata Gran Fondo Paolo Bettini e che ha di gran, eh, di, di, con grande orgoglio dato il, eh, il, il contributo al Giro del Grando Alto di Toscana che ormai è diventata un, una, una classe. Paolo, io ritornerei su di te e in apertura ho detto andremo a compiere un tour per questo, con questo Giro del Grandocato di Toscana un tour virtuale qui in trasmissione stasera ma cosa rappresenta per te eh, la tua creazione, il giro del Granducato di Toscana? Mi rappresenta diciamo, il fiore all'occhiello, diciamo, il culmine di quello che si è fatto negli anni che si passati, e abbiamo visto che la nostra idea, eh, a cui hanno partecipato anche tanti altri, che come si diceva prima, ormai siamo rimasti io e Stefano, quest'anno abbiamo un rientro. abbiamo... Eh, Bc Sport che, che purtroppo manca, manca Enzo Scarzelli, comunque abbiamo i due eh, Bartoli e Del Re che erano nell'anno indietro eh, parte integrante de, de, del circuito del Gran Ducato cioè, è un filo all'occhiello, è un'idea un indovinata, l'avevamo avuta eh, 19 anni fa quasi 20 via si può dire perché poi siamo partiti con la prima edizione e eh, si può dire oggi, nel 2017, dopo tutti questi anni, che tanti altri poi hanno sfruttato questa iniziativa di fare questi circuiti regionali, che come il nostro stanno andando molto bene. Sicché noi ne siamo orgogliosi di aver avuto, diciamo, almeno per la prima volta, come si fa sempre e come si cerca sempre di fare per i nostri partecipanti, di avere delle idee innovative. Stefano. Nel 2017, altra edizione del Giro del Gran di Toscana, voglio sempre ripeterlo perché ci tengo, perché eh, fa parte della storia veramente del ciclismo, il Giro di questo Giro. Cosa vorresti che ricevesse in regalo il Giro del Gran Toscana, perché quanti anni proprio compie nel 2017? Bene, nel 2017 è la diciannovesima edizione, quindi 18 anni, alla maggiore età e si pensa che quando uno ha la maggiore età riesca ad avere il coronamento di quello che è stato il lavoro negli anni passati. E per noi il coronamento è stato quello che eh, ci siamo sempre prefissati ma non erano ancora arrivati i, i presupposti, che è quello di unire finalmente cicloturismo con agonismo, perché questo qui è sempre stato un pallino mio di Paolo Marrucci un pallino che sempre, era sempre il nostro punto di riferimento, quello di far, eh, di far passeggiare insieme cicloturismo e agonismo. In che modo? Il modo più semplice di tutti: quello di coinvolgere il più possibile le squadre che, eh, tramite le premiazioni, tramite tutta una serie di cose, abbiano eh, il loro. La loro visibilità, proprio eh, a livello di Giro del Granducato, a livello di eh, gruppo di persone che si muovono insieme in simbiosi e che eh, pedalando riescono a divertirsi nel miglior modo possibile. E questo, negli ultimi due anni, siamo riusciti a farlo finalmente, infatti, abbiamo allargato quelle che sono le nostre visioni. Prima il nostro circuito era un circuito molto ridotto, tre mesi, in due mesi già finiva tutto e questa cosa a noi non è che ci piaceva più di tanto. Diciamo. E invece in questa maniera riusciamo a partire dal 12 di marzo e arrivare fino a fine settembre, il 26 se non mi sbaglio, 24. il 24 con l'ultima Gran Fondo. Quindi chi viene a correre le nostre Gran Fondo sa che per tutto l'anno ha un impegno un impegno che deve essere un divertimento, non un impegno, e che mh, può riuscire in quel modo a gestirsi tutta la stagione in maniera divertente, correre in certi momenti, passeggiare in altri momenti. Io porto sempre ad esempio eh, l'ultima Gran Fondo dell'anno scorso, che è quella del Colle del Tartufo, dove il mio gruppo, in 14, siamo arrivati tutti insieme e abbiamo portato il nostro presidente Maurizio, che saluto, e che lui faceva le ciclo-longhe, cioè negli anni 80 faceva facevano 300 km, è stato uno dei pionieri di questo movimento che poi è diventato il Gran Fondismo, quindi se ne intende tantissimo e lui che ora ha superato i 70 è venuto con noi, ha fatto sui 110 chilometri, tutti insieme siamo arrivati all'arrivo. Più pesi di quando siamo partiti, tra l'altro, perché con quello si è mangiato, e per questo ringrazio il, il Bianchi, il Posarelli e l'Antonelli che ci hanno fatto dei ristori eh, con il Mallegato, con l'Uma, insomma, diciamo, per, se no si rimane... Ecco, però quello è il nostro obiettivo. Riuscire a fare chi fa agonismo, a fare la passeggiata tutti insieme del gruppo sportivo e arrivare a divertirsi in quel modo Infatti, la novità del Granducato di Toscana. Già l'anno scorso, se non sbaglio, eh, era già impostato dove ci si trovava il cicloturismo e si trovava anche l'agonismo, un giusto connubio tra divertimento e sanagonismo. Anche non tralasciando veramente tutti questi ristorie che si trovano lungo i percorsi e poi quando si parla di cicloturismo si parla proprio di, eh, di andare a conoscere anche posti nuovi che eh, purtroppo quando si, si pratica l'agonismo si passa correndo no? nei paesi e non si riesce a saporare un po' le tradizioni tipiche che troviamo in, in, questi, in questi paesi. Poi Paolo Marucci... Eh, non ci dimentichiamo, se non sbaglio, che quest'anno ci saranno previste proprio le premiazioni anche inerenti al circoturismo, se non sbaglio, premiazioni finali, cosa che quest'anno ha seminato, mm. si è andato di mostra proprio in scena, una, una, eh, una premiazione eh, dove io ero presente, eh, dove la gente è uscita con non so quanti premi, da quanti premi avevate eh, trovato, e questo quando si parla di gran fondo, trovare tanti premi non è comune Paolo. No, no, è vero, quest'anno abbiamo incrementato perché per dare valore, più, più valore possibile anche a Cielo Turisti di fare una premiazione diciamo, eh, così veloce nelle gare agonistiche e mh, nelle gare Cielo diciamo, Turisti c'è già la sua e alla fine avremo anche una classifica oltre ai top team, quella Classica normale del giro graduato, una classifica per Ciro Turisti. Sicché saranno premiate anche lì, eh, pensiamo alle, alle prime cinque squadre che arriveranno a fondo. Una classifica proprio separata dalle top team, che certamente non andrà a intaccare, porteranno i, i punteggi anche per i top team, anche quelle ciro però oltre a questo avranno una sua eh, classifica separata. Sicché questo diciamo. Un punto in più perché abbiamo visto che ormai siamo sulla strada buona e vogliamo andare avanti su questa linea. Un aspetto importante sono, quando si parla di un giro è il regolamento. Io non so, Stefano o Paolo, rispondetemi chi volete, un regolamento di questo giro del Gran Ducato eh, detto in maniera un po' riassuntiva, però ne parliamo. Ma a questo punto lascio la parola a Stefano perché è quello che lo segue più di me, diciamo proprio nei ne, ne fatti più salienti. Sicché è meglio che intervenga lui, tanto sarà breve perché poi se no, no su, sono tante pagine, sicché si anche il nostro pubblico che poi ci ascolterà. Vai Stefano. Dunque, per chi lo vuole reggere in maniera completa naturalmente può andare sul sito www.girodelgranducato.com e lì c'è il regolamento completo che ricalca più o meno quello degli scorsi anni. Soltanto abbiamo voluto inserire questa novità del cicloturismo, infatti le cicloturistiche premeranno le squadre come le premeranno in base ai partenti, dunque. E qui voglio essere chiaro perché la cosa è abbastanza delicata, eh, le ciro turistiche, in base ai partenti della squadra, faranno la classifica relativa alla ciro turistica stessa. Faccio l'esempio di Volterra che è la prima: farà una classifica a squadre in base a quanti saranno partiti alla ciclo turistica. I, I chilometri percorsi, però, andranno a sommarsi nella classifica top team e ciro turistica del giro del Granducato Quindi. Eh, la, la cosa è abbastanza carina perché, naturalmente, poi uno più chilometri percorre, più punti porta alla sua squadra. Così come nella classifica top team, porteranno punti alla propria squadra i primi 10 che eh, si classifichino nelle varie categorie. Noi abbiamo, siamo quelli, abbiamo un numero di categorie non indifferente: abbiamo 13 categorie fra uomini e donne, insomma. È una cosa anche difficile che anche lì c'è premiazione e tutto il resto, però tutti i primi 10 delle categorie più numerose, i primi 5 di quelle meno numerose porteranno i punti alla classifica top team che è quella che c'è sempre stata. In più, ripeto, ci sarà la classifica per le squadre solo a livello di cicloturismo con i chilometri percorsi da ogni concorrente. Ok, io passerei, inizierei questo, <coughs> questo tour virtuale, io inizierei subito dal 12 marzo, c'è cioè l'inizio di questo ormai tanto atteso giro del Gandocato. E la novità, si va fuori dalla Toscana, si va nel Lazio, campagnano di Roma, eh, organizzatore Terenzi Claudio, eh, lì c'è proprio l'inizio di questo giro, io ho parlato con Claudio anche in questi giorni, eh, il sabato ci sarà uno spettacolo eh, proprio come per battezzare l'inizio di questo giro del Granducato. e la novità è andare nel Lazio per veramente cercare di allargare un po' anche la mentalità anche a persone non toscane però perché si sa benissimo che il ciclismo non conosce regioni, né province e nazioni il ciclismo è internazionale Paolo No, sì è vero quello che dici Daniel certamente eh, è il primo anno che il Giro del Grando Caso partirà fuori regione come diceva prima Stefano siamo maggiorenni faremo anche questa prova di partire fuori che poi siamo nel Lazio ma diciamo è alto Lazio eh, siamo quasi sempre in Toscana, cioè siamo lì alle porte. Eh, non voglio dire che è una scommessa, abbiamo voluto diciamo, dare un, un qualcosa in più al giro, anche di, di, di novità e quant'altro. Claudio si sta attrezzando, eh, lo vediamo eh, giornalmente sui social eh, insomma, e dove può essere eh, visibile che Si sta adoperando, sta facendo una lotteria. Sta facendo il sabato una cosa. Come dicevi te, una presentazione con una serata diciamo, aperta a tutti i ciclisti. Certamente, chi vorrà partecipare, ci saranno delle agevolazioni per tutti i toscani che parteciperanno. Ci saranno degli alberghi proprio riservati a loro con delle offerte proprio vantaggiose. Sicché sì, voglio dire. Eh, lui ce la sta mettendo tutta. Noi lo stiamo appoggiando nel nostro possibile e vedremo, eh, cioè e siamo sicuri e speriamo che tutto vada, vada per il meglio. Poi eh, il tempo non ci può fare niente, a nessuno. Noi. E siamo fiduciosi che il 12 di marzo sia una bella giornata e che ci possa diciamo eh, godere proprio in toto tutta la zona bellissima che è la zona lì del Lago di Bracciano con l'autodromo di Vallelunga e tutti i resti. E è una particolarità, secondo ecco. me, che non è indifferente. Partire dentro un autodromo. Cioè non capita tutti i giorni, Ma. qualche volta qualcuno ci ha parlato di autodomi, però e si è fatto sì, la dependenza, mentre lì invece si parte veramente dentro l'autodome. Insomma, una cosa molto particolare per un cilista che non capita tutti i giorni. Ecco. Sì che vediamo dai, siamo fiduciosi in Claudio, lo stiamo appoggiando e, e, gli, e gli diamo diciamo, tutta la forza che gli possiamo dare dando qui dalla Toscana. Sì. Terenzi Claudio, eh, sicuramente poi guarderai questo video, noi risottolineiamo il fatto della tua lotteria con la macchina a palio, il tuo veramente lavoro per eh, cercare di, 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 eh, di far accomodare i toscani veramente con un prezzo vantaggioso per quanto riguarda eh, dormire, scena e colazione, sicché ragazzi andiamo tutti nel Lazio, si parte il sabato, poi l'importante è Paolo di esserci, divertirsi e quant'altro, e poi un modo anche più per portare le famiglie dietro e passare un fine settimana. Sul Lago di Bracciano, è una zona nuova, sicché andiamo a sperimentarla. Sicché via con il giro del Graducato, dal Lazio si passa subito il 26 marzo nella, nella gran fondo eh, città di Volterra, una manifestazione non agonistica, cicloturismo. Stefano Gazzarri, siamo quasi a casa tua e ti lascio la parola. No, oh, si vuol dire a casa mia, sinceramente, Golterra e Pomaracci, nonostante i trascorsi medievali non sono proprio di 10, però noi con il gruppo di Golterra abbiamo un rapporto stretto, cioè la domenica si va a tutti insieme, per esempio, in bicicletta, insomma, ecco, non è che eh, loro possono garantire un, uno standard organizzativo non indifferente. Anche lì, siamo sempre lì, si parte e si arriva piazza a Piazza dei Priori, cioè, non è che si arriva alla rotonda. In piazza dei priori Si mangia in Piazza dei Priori, hanno allestito un percorso sulle colline Toscane uno, tre percorsi sulle colline Toscane molto particolare, molto carino anche a livello di emergenze turistiche. e Si rimonta poi a Volterra dalla salita delle Balze, che anche noi la Gran Fonda abbiamo fatto alcune volte con quella di Pomarance. E se arriva a piazza, cioè, piazza dei Priori, c'è poco da raccontare. siamo Naturalmente, sono poggi. Cioè, vogliamo che quando si muove un corridore, un atleta, un cicloturista che vanno nei posti che venga cullato, cioè, tante volte le manifestazioni nei posti più grossi, io parlo di sé ma non perché c'è niente di particolare, però il cicloturista ciclo o il ciclista è quasi un, un intruso, noi, invece nei nostri paesini è, da noi è una risorsa, cioè, a Pomarance il, il 9 d'aprile c'è la corsa, è la forza, è la, forza cioè la gente è tutta destinata fra virgolette, a vivere una giornata di sport che ormai è diventata parte integrante del paese. Ecco, queste cose qui noi ci si punta parecchio, il fatto del paesino, della scoperta, della particolarità, della nicchia che deve far divertire quelli che pedalano. Sì, ma non, non si dice paesino, scusate, però son, sono città conosciute in tutto il mondo, hanno fatto la storia medievale e anche oggi stanno portando avanti sempre dei discorsi sia turistici sia a livello di, di, di enogastronomia eh, eh, e quant'altro non indifferenti, sicché cerchiamo di valorizzare queste cose come abbiamo sempre fatto. E quando si diceva veramente che il cicloturismo è proprio improntato anche sul turismo, lo dicevo prima, eh, andare in questi posti in tutto relax, a visitare anche eh, e percepire anche l'aria che si può respirare in questi, eh, fra parentesi, piccoli paesi che però quando ci siamo veramente all'interno sicuramente ci riempiano con tutti. Eh, con tutte le loro eh, tradizioni che si possano scontrare. Mai parlato di 9 aprile Stefano, eh, si rimane sempre in zona Volterra perché siamo a Pomerancia nella Gran Fondo Paolo Vettini. Attenzione qui ti prendo in prima linea, ti in prima linea perché sei te l'organizzatore, sì eh, sicuramente ci sarà già quella tensione che conoscendoti... È giusto che ci sia? Quest'anno per noi è la ventesima edizione. La ventesima edizione vuol dire aver lavorato tanto, aver lavorato bene perché la gente è continuata a ad venirci e anche quest'anno possiamo continuare a dire che abbiamo il mese del ciclismo perché il 9 di marzo arriverà di nuovo la Tirrena Adriatico e quest'anno passerà da Volterra per l'appunto. Quindi, con un passaggio ancora molto più importante, eh, una tappa molto difficile: 228 km, negli ultimi 70 sono concentrate le asperità più impegnative. Infatti, verrà fatto, il primo, verrà fatto Serrazzano come arancio al primo passaggio, Volterra montiatini arrivo dal Cerreto con lo strappo di San Piero. Mm, quindi, il 9 di marzo, questo giovedì. Mentre il 9 di aprile, dopo un mese, arriverà la Gran Fondo Paolo Bettini, la ventesima edizione della, della nostra Gran Fondo. Io si sta già lavorando da tre mesi per riuscire a dare un'immagine della nostra gran fondo che sia veramente il top del de, de gran fondismo toscano ma anche di più, perché si lavora sul pacco gara, si lavora su tutta una serie di iniziative che poi piano piano si dì, verranno comunicate anche a te, anche a quelli che sono tutti i social, con tutti, oggi si fa sberti arrivare alle persone per dare il massimo possibile per la nostra Gran Fondo. Il percorso resterà lo stesso, però con tante sorprese, tante sorprese a partire da te. Ecco. E, e non sveliamo quello no, che veramente no. si è creato, perché ci saranno effetti un po' particolari. Paolo Marrucci. Io da Volterra vorrei andare verso Siena con le Valdezze nella Gran Fondo della Vernaccia, non so se ti dice niente Paolo. la sì, Gran quel, Fondo della questo, Vernaccia. Questo nome l'ho risentito, sì, diciamo. Sì e questo è il terzo anno che siamo a Colle Valdelsa, dove abbiamo trovato una disponibilità non, non indifferente da parte dell'amministrazione e anche i locali che ci mettono a disposizione e tutte le strutture e anche per la sicurezza dei ciclisti stessi. insomma. È un lavoro molto, molto grosso che sta facendo l'amministrazione. Noi ne siamo felici perché abbiamo visto che il palazzetto ci ha portato diciamo, quel passo in più che ci mancava, effettivamente, perché sì, San Gimignano è bellissima, se no ci verrebbero 4 milioni di visitatori, però detto questo, come strutture ancora manca qualche cosa, qualche struttura polivalente, che abbiamo trovato qui a Colle Vardelsa. Siamo vicinissimi a San Gimignano, eh, non è che no, siamo lontanissimi, siamo nel cuore de, de, del Medioevo, a 10 minuti abbiamo San Gimignano, a un quarto d'ora Cettardo, a 25 minuti Volterra, Monte a 5 minuti, Siena e Firenze sono a mezz'ora l'una dall'altra, eh, per non parlare poi di tutti i borghetti tini più piccoli che sono eh, diciamo, lungo il percorso. Sicché è una cosa diciamo, eccezionale, come è sempre stata e come sempre sarà. Noi ci teniamo nell'Alta Valdezza per non andare a intaccare i percorsi che fanno a Pomarancio, perché anche lì siamo vicinissimi, basterebbe fare una pollinetta e ci si incontrerebbe. Sicché abbiamo anche questo occhio di, di riguardo per i ciclisti, per non farli fare le solite strade. Detto questo, novità c'è soltanto diciamo, una novità che non sarà più effettuata quest'anno la salita di Fontana per un fatto diciamo, di viabilità, abbiamo constatato che è molto meglio passare da, da, da una strada interna che si trova a Castellina-Scalo, eh, che ci riporta a Badia Isola, sicché credo sia anche un piacere per uscire. Dall'orso, dall'orso. No no, 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 Castellina Scalo, proprio a Castellina Scalo c'è una strada interna dove ci sono gli impianti sportivi, passiamo da lì e riusciamo sempre nel piano del Cassone davanti al pastificio Belverde, Belvedere. E detto questo è l'unica novità che c'è, sarà 3 o 4 km in meno il percorso, andiamo a verificarlo fatti in settimana, proprio, però fatto su, sulla cartina visto che c'è 3 o 4 km di differenza soltanto. Da 166, 165 si passerà a 161 o 162, quelli che saranno. In più, il venerdì eh, abbiamo deciso, insieme agli altri collaboratori che, che, che mi danno una mano, e anzi anche un braccio, diciamo, il venerdì faremo una cronoscalata interna proprio dalla città nuova fino alla città vecchia di Colle eh, Sarà circa un chilometro, una cronoscalata, fra cui i primi 25 poi avranno diciamo, eh, l'onore di partire nella griglia VIP della Gran Fondo della Vernaccia. Che questo sarà il venerdì sera alle 18, eh, il primo partecipante e poi ogni 30 secondi a seguire tutti gli altri. Il sabato, come sempre, faremo la, la Gran Fondo per i bambini. Sempre in Piazza del faremo un circuitino di circa 800 metri. Giù nella zona in piano per, per noi per agevolare questi bambini che saranno compresi dall'età di 6 anni fino a 10 anni. Ecco, poi tutto come negli altri due anni: tutto il villaggio sarà davanti a, al palazzetto del Basket, all'interno ci sarà premiazione, si mangerà, il eh, ritiro pacchi, sarà tutto lì, dolce e quant'altro. Sicché sì questo è diciamo, a a grasse linee la gran fonda della vernace, l'unica cosa che ci manca al momento è definire il gadget che ormai siamo duri, lo mettiamo sempre nel nostro pacco gara, però il pacco gara è già definito, è sempre il solito all'incirca, c'è sempre quella poca roba che riusciamo a metterci dentro e poi ecco, stiamo cercando il gadget, questo qui. Tutto va. Io qui mi vorrei soffermare perché voi da casa sicuramente eh, ho fatto la domanda a Paolo della Gran Fondo della Vernaccia e Paolo mi sta già dicendo che eh, in, questo, in questa Colle Valdezza si vivrà una settimana di festa perché si inizia già dal venerdì ma è detto sabato e poi ci sarà anche la domenica. Cosa che non se l'ha detto prima, Stefano, la Paolo Bettini è agonistica, cerchiamo di, di, sì. di, 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 di differenziare, anche quella della Bernaccia è agonistica, perché il connubio giustamente nel Ganducato tra cicloturismo e agonismo, tante volte se non si specifica quali sono, No, a volte noi, noi poi si sa, ma tante volte è bene... Ci sfugge. Ci sfugge, ma no, e io sono qui apposta per il suo Come anche il sabato a si mangia tutti insieme, eh, ecco, per, per dire. Siamo a Colle Valderza, Paolo ci si rimane. Ci si rimane perché il 2 di giugno vedo la Gran Fondo Chianti Classic, e è una cicloturismo, fa parte proprio del nostro movimento del cicloturismo. E lì, raccontaci qualche, qualche e lì, e novità E lì, diciamo, questo è un culto de, 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 del cicloturismo, anche questa qui Chianti Classic, che parte e arriva a Castelau Bernardenga. Siamo nel cuore diciamo, de, del Galdo Nero se si può dire Chianti Classico, perché poi, sai, non vorrei confondere, che... confondere qualcosa. Invece, Chianti Classico, toccheremo tutte queste eh, cittadine, diciamo, de, 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 della provincia senese e anche fuori, diciamo, in qualche duna anche della provincia di, di Firenze, che è un bel giro ne, nelle colline senesi e come sempre sarà molto duro perché il Chianti purtroppo non regala niente a nessuno eh, si sa tutti bene che i nostri, eh, diciamo, la morfologia del, del territorio del Chianti è particolare però sono particolari anche i paesaggi e, che, e, anche che e anche ristori dove troverete sicuramente la pappa e la minestra di Panesi che anche quello sarà... e, e del buon vino, eh, non ci lo scordiamo mai anche del buon vino a ristori perché si fermerà logicamente perché poi a parte quella lì si fermano tutti perché eh, anche noi andiamo apposta sì che bisogna fermarsi. Che dire? Il bello veramente è di partecipare, di partecipare a questo giro è proprio vi di vivere virtualmente e proprio sulle strade l'agonismo e riuscire però anche a rivivere il cicloturismo, sì che veramente chi si vuole segnare in questo giro del Granducato riesce a apprezzare proprio e poi eh. mi sono anche dimenticato un'altra cosa sia alla Vernaccia che sia anche alla Chianti Classiche okay. oltre ai tre percorsi diciamo normali di cicloturismo o, o anche nostri c'è anche una randonnée di 200 km che partirà cioè non ci si fa mancare nulla non, non ci si, si fa mancare niente eh. insomma ecco. dicevo Mm, ora... aperta a tutti i tipi di di, 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 di ciclisti sentiamo la regia se ci si fa in un'oretta a raccontare questo giro del Gran Ducato ma mi sembra che veramente ci sia tante cose da, da raccontare e nulla ci vieta di ritornarci sopra poi, eh. Sono in, nei giorni veramente al momento che ci si avvicinerà al grande evento, evento dell'inizio niente, io ripasserei ora la Gran Fondo, Mario Cipollini si va a Capannoli, Stefano si, sì, ehm, dunque Luca, eh. siamo quasi arrivati in fondo anche se c'è sempre tempo perché c'è delle cose molto importanti da dire, però ecco, te hai parlato già di 5 gran fondi, se non mi sbaglio si sta parlando delle emergenze, delle cose più importanti che ci sono in Toscana, sia a livello sportivo, ciclistico, due campioni del mondo, Paolo Bettini e Mario Cipollini, sia dal punto di vista eh, strutturale, turismo, vino. Eh, Volterra con, eh, con tutte le sue emergenze, città del vento e del macigno e due vini, Bernaccia e Chianti, e penso non ci sia bisogno di, di nessuno. Cioè, siamo un giro che effettivamente, anche dalla struttura, riesce, si riesce a capire dove va a parare, insomma. Ecco, che è una cosa che mi sembra molto, molto chiara. La Mario Cipollini, che è venuto l'anno scorso a Capannori, ha visto cosa hanno messo in campo i Franceschi. Eh, con eh, Nico Cinquini siamo ormai diventati, eh, ci si sente spesso, eh, cosa, cosa sono riusciti a fare? Sono riusciti a fare una Gran Fondo di altissimo livello, con dei bei percorsi, veloce, giustamente, è la Mario Cipollini deve essere una, una Gran Fondo un po' più leggera rispetto alle altre, però veramente divertente, come percorsi, come... Eh, come, come struttura, come logistica, perché il eh, Capannori è fatto alla perfezione per, per esserci organizzato una gran fondo, e loro hanno, sono riusciti a tirare fuori il massimo da quello che avevano in mano sono riusciti a fare una cosa fatta bene, veramente fatta bene, divertente. divertente. Un bel rettilino d'arrivo, un, un una cosa che ti senti come si dice noi: ti senti cullato, ti senti una persona importante andare a partecipare a gran fondo di quel tipo. Vedi che qualcuno ha lavorato per te, ecco, questa è la nostra idea. E a Capannori sicuramente eh, questa cosa non manca, anzi, è molto più. si, si sente, si, è palpabile. E questo è il gran fondo Mario Cipollini, fa parte delle, della serie di gran fondo agonistiche. E ora è il momento di riscappare dalla Toscana, perché si va in Emilia, in Bagno di Romagna, e nella gran fonda del Capitano. Paolo Marrucci, e qui si riscappa un'altra volta dalla Toscana, altra novità. Sì, però qui diciamo che bene o male rimaniamo nel Granducato, perché Bagno di Romagna era dove nei tempi del Granducato, che esisteva il Granducato, ci andava il Capitano. La storia. La storia. Il capitano che era di Firenze all'inizio, che poi nei tempi successivi è diventato proprio uno dei luoghi di, di Bagno di Romagna. Andava diciamo, a fare le serme proprio a Bagno di Romagna, sicché le sue ferie le faceva lì. Sicché diciamo è ne, ne, nel disegno del giro di Granducato. Sicché è una Toscana un po' più allungata. La zona è molto bella. Qui ci arriverà una tappa del Giro d'Italia. Ci arriverà. Il, il mese prima, mi sembra sì, uno 20, 20 giorni prima ci arriverà il Giro d'Italia, ci passerà il Giro d'Italia. Sicché anche questo, voglio dire, è un luogo che, bene o male, come si può vedere, se ci fanno ancora gran fondo e ci passa il Giro d'Italia, insomma, qualcosa di, di buono c'è cioè, sicuramente. Questo è un altro di quei luoghi dove uno ci potrà andare con la famiglia eh, o le fidanzate, andare alle terme, godersi queste terme. Che sono bellissime, io non vedo l'ora di, 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 di vederle, non ho avuto ancora l'occasione e mi dispiace. E Massimo Bardi, diciamo come organizzatore con tutto il suo staff, è uno che sta molto attento a tutte le cose, sì che noi siamo fiduciosi che anche questo qui, come chiusura delle agonistiche, sia diciamo il top. Ecco, così si sarebbe chiuso il quadro delle cinque agonistiche. E poi ora si ripartirà, credo sarà Stefano, si ripartirà con le, con le due finali che saranno sulle turistiche. Posso aggiungere un'altra cosa perché poi, eh, come si diceva prima, ci si dimentica sempre tutto. Me l'ha fatto venire a mente Stefano, noi abbiamo due campioni del mondo, noi quest'anno abbiamo come testimonia della Gran Fondo, della Vernaccia, Città di Ollevarderza, Varderza, Cristian Sbaragli che È un ragazzo diciamo, promettente perché è ancora giovane. Se non sbaglio, sono tre anni soltanto. È nel mondo professionistico. Il suo compagno di squadra uno, per non fare tanti nomi. È Cavendish secondo a diciamo, Mondiali. Eh, sicché, eh. voglio dire, è uno che di, 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 di biciclette. Se ne intende. Ecco, lui è lì e sarà il nostro testimonia perché. Diciamo anche questo ondubio qui è stato così cercato, ci siamo incontrati tutto quanto e le origini proprio di, di, di suo, del suo Babbo, come si dice in Toscana è di San Gimignano, che ecco è una cosa molto, molto attaccata. Noi siamo stati molto felici di, di questa diciamo, richiesta e si è fatto di tutto per poterla mettere insieme e a breve uscirà proprio anche un comunicato proprio addetto a questo scusate se mi dilungo ma sono cose che poi se no mi ci rimane male Cristian è chiaro <ride> ma io mi voglio risoffermare nuovamente perché, per esempio ci sono rimasto male perché l'uno sì. ha detto io quelle della Vernaccia le ho fatte tutte mi, mi voglio fermi ho due, due, due terremoti perché sono due patroni l'esperienza non gli manca Ci l'avrebbero da raccontarvi veramente un libro Scrivere un ciclismo non gli basterebbe ma però la cosa bella vedere il ciclismo con ormai che conta però che hanno segnato la storia come Mario Cipollini e Paolo Bettini essere partecipi in questo giro del Gran Cato di Toscana e anche il futuro con, eh, con Sbaragli già presente e già che bene o male si avvicina al nostro movimento. Non è da poco Stefano vuol dire che fondamentalmente il nostro peso c'è, la nostra considerazione c'è e ripeto, in Toscana eh, siamo forti in tante cose, però quando si parla di ciclismo il cuore pulsante c'è. No, eh, sicuramente siamo una regione che è fatta apposta per andare in bicicletta. Cioè abbiamo un clima. Ora, questi giorni indietro, avete visto che freddo era: noi siamo andavamo in bicicletta a 4 gradi, no, cioè, era poco, però ti sposti un po' in un vampino sul mare, trovi la vallata giusta e riesci a pedalare tranquillamente. Abbiamo trovato già squadre in ritiro, c'è cioè una tedesca. Ho trovato quindi eh, cioè, il, il, la, la, la morfologia della Toscana e il, il cuore della Toscana. Che il civismo è. un, è un è uno sport di passione, di cuore, è uno sport anche di squadra, nonostante si pensi il contrario di solito. Però ecco, eh, ci porta a, fare, a essere appunto punto di riferimento per il movimento ciclistico a livello internazionale. Stefano, io rimango su di te. Siamo al 10 settembre, si rimane zona Galluzzo, un'altra cicloturistica. No, ecco, non no, un'altra, questa è la cicloturistica, cioè loro eh, sono la più vecchia cicloturistica, la più vecchia manifestazione della Toscana. Cioè, al Galluzzo e eh, qui va anche un saluto a Enzo Scazzelli che purtroppo cioè, è venuto a mancare, però è, che era una persona squisita e che ha portato avanti questa manifestazione, l'ha fatta diventare agonistica, poi capis si capisce che è molto difficile in certi posti continuare a fare le corse, però comunque la passione è rimasta e loro mi sembra sia la trentesima edizione o la trentaduesima ecco, continua senza mai forse mezzo. un anno forse una, però comunque è, è sempre stata è, è la, gran Paolo, fondo, è sempre la gran fondo ultima, di riferimento anche loro ci hanno c cioè, hanno insegnato a tutti come si deve usare il ciclismo, ecco, usare lo dire, proprio nel senso buono del termine, come, come bisogna rapportarci al ciclismo, come bisogna viverlo in maniera eh, totale. Ecco. Loro ci lavorano tutto l'anno, hanno uno dei negozi più importanti della Toscana che è Sport e anche tutte le aziende con cui lavorano gli danno una mano perché vedano quanto l'impegno, quanto la promozione del ciclismo amatoriale sia importante affinché la gente vada in bicicletta di più, meglio e si diverta, ehm, e si diverta insomma. ecco E a Galluzzo ci sarà una grandissima manifestazione, sicuramente. 24 di settembre, gran fondo, Colli del Tartufo. Qui si sì, è proprio la chiusura del Giro del Granducato di Toscana, però con una particolarità, perché se non sbaglio è una cicloturistica però con un tratto cronometrato. Ditemi se sbaglio. No, no, è certo. vero, è vero. Ma questa cicloturistica allora fa parte come punteggio anche per l'agonismo? Domanda. Allora, vai. Vado io? Allora, anche qui è stata fatta una scelta molto particolare. Cioè, noi come Giro del Granducato dove avevamo la scelta restare in Toscana oppure tentare di diventare, che è il nostro obiettivo, punto di riferimento per tutto la, eh, il movimento del ciclismo amatoriale a livello di centro italia questa è stata la scelta la scelta che avevamo voluto fare però naturalmente anche le scelte hanno delle, eh, delle controindicazioni fra virgolette il fatto di spostarsi può diventare difficile per qualcuno muoversi andare lontano perché c'è dei costi c'è tutto il resto quello l'obiettivo lo stiamo perseguendo il fatto che eh, abbiamo lasciato tre risultati utili per entrare in classifica quindi su cinque prove e la cosa è abbastanza percorribile un costo a gran fondo che viene intorno ai 16,50€ se non mi sbaglio, quindi anche lì un prezzo che, che è proprio promozionale per quanto ci riguarda e il fatto di mettere, ehm, l'idea ha avuto Posarelli, Bianchi e Antonelli di mettere un tratto cronometrato nella, eh, nella loro manifestazione ci ha fatto venire in mente che anche quello può essere un veicolo. Per coloro che hanno avuto qualche problema, hanno forato, hanno avuto eh, la cresima della sua figlio, ah ce l'ho io, eh. Eh, che hanno avuto qualche problema, possono in quel modo integrare il loro punteggio e riuscire ad arrivare alle tre per entrare in classifica. Perché entrare in classifica è una cosa bella, cioè per uno che, che fa le gran fondo, riuscire a essere, a essere tra i classificati e tra i brevettati è una cosa importante. Ecco, quindi il cicloturismo, benissimo, non parla anche prima, mh, organizzata bene, fatta bene. Eh, con gente di passione, un gruppo sportivo dietro, grossissimo, lontraino, che, che sono da tandei, un gruppo da, sono che, da te, che, da tempo, che da tanto tempo è, è nel, nel, nel ciclismo amatoriale, quindi sa come funzionano, che si sono voluti mettere alla prova con questo tratto cronometrato che eh, appunto è diciamo, la ciliegina sulla torta per quanto riguarda il connubio ciclismo agonistico-ciloturismo. Considerando, considerando che quest'anno ci sono state anche le strade bianche in questa perché le strade bianche dove veramente ha riscontrato un grande successo per corso in preparazione per, per l'Eroica che c'era la settimana dopo fondamentalmente anche il giro del Granducato di Toscana ha trasformatura con un po' di strada bianca Paolo Marucci sì, effettivamente sì e se si vuole proprio ritornare indietro noi nel 2005 siamo stati i primi che si è fatto il tratto sterrato in una gran fondo. Sicché, voglio dire, era l'anno del prestigio: e diciamo che su tutti i 2400 arrivati, eh, stiamo larghi. 2.000 erano contenti, ma 400 per niente erano contenti di, 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 di questa strada bianca. Poi oggi ci sono queste. Diciamo, percorsi che, che uno va, vuole fare e bene e loro si sono adeguati diciamo, alla richiesta de, de, del ciclista eh, del momento e hanno fatto anche questo percorso alternativo che loro chiamano percorso delle Fiandre dove ci sarà anche questo tratto cronometrato che ci possano passare tutti e due i percorsi e che si vorrà cimentare in questo tratto cronometrato lo potrà fare tranquillamente che dire, poi l'ha detto già Stefano prima una grandissima manifestazione, si toccano dei posti bellissimi, quella settimana lì a San Miniato c'è la festa dello sport che ti conosci molto bene, sicché un sacco di persone, un sacco di, di, di pubblico, tante manifestazioni e si meritano veramente quello che stanno raccogliendo, cioè tanto e noi si ringraziano perché hanno avuto il piacere di far parte del nostro circuito. Eh, più che del nostro circuito loro si sono sentiti parte di una squadra, guarda questa è una cosa sì. che a livello incon inconscio, a livello ti fa piacere, cioè il fatto che riesci con una manifestazione giovane, fra a, ad avere un feedback importante e sentire eh, gli organizzatori. Parte di una squadra Granducato sono cose che ti danno soddisfazione veramente. Io conosco bene Paolo Posarelli, proprio come anche il presidente Antonelli: proprio sono le menti, le menti dove riescono a pensare, e poi c'è veramente un lavoro di squadra, come dici te Stefano, per mettere veramente in, in, in piano e pianificare tutti i loro progetti che creano. Cosa eh, Paolo che io ho visto nelle premiazioni fatte ripeto assaminato lo scorso anno perché siamo già nel 2017 anche per pochi giorni però sono riusciti veramente con voi e con l'aiuto di voi a creare un qualcosa di importante da un punto di vista di location da un punto di vista di spettacolo ma io vi guardo guarda la mia sinistra e guarda la mia destra vi dico quanti premi e allora è giusto anche ricordare chi sono i partner chi sono gli sponsor perché Sergio il Gran Ducato c'è. E grazie veramente all'Ossigeno e l'Ossigeno per lo sport sono risponso. Paolo Marrucci, te sì, è vero, noi bisogna ringraziare il gruppo Ontraino per, per, per diciamo, la possibilità che ci hanno dato di fare questa premiazione nei locali de, della fondazione de, de, della Banca di San Miniato. Una location diciamo favolosa, bella, diciamo, una partecipazione che siamo tornati dopo gli ultimi due anni a essere. Numerosissima, come era sempre stata quella del Giro Granducato, perché la gente si, aspet si aspetta da noi i premi e i premi quest'anno ci sono restati, Purtroppo, due anni non gestivamo direttamente la cosa, né io né Stefano né altri, ma veniva gestita da, da esterni e a noi ci piaceva il cuore a vedere quelle cose lì. E poi, come si dice, la vita va avanti, ci è toccato di ritornare in ballo, in gara e tutto quanto, e abbiamo cercato di riportare a quello che era veramente il giro del Gran Ducato degli anni precedenti. Ci siamo riusciti secondo noi, ma anche secondo quello che ci arriva come feedback da, da, da tutti quelli che erano presenti e anche non perché quando l'hanno saputo tutti si sono fatti partecipi di ringraziarci, che la cosa è stata molto apprezzata. Sì che, eh, che dire, noi cerchiamo di, di, di ripartire con questi qui Si ringrazia i nostri sponsor Che sono a questo punto riconfermati Parentini che ci fornirà tutto il vestiario Per i nostri diciamo, portatori di maglie Detentori de, de, del circuito Poi abbiamo eh, Giulio Galleschi Con il suo, con, con la sua, diciamo, Velosystem, con il Velosystem. Che anche quest'anno riparteciperà con noi a questa cosa, qui la VD40 che ci dà prodotti da inserire tutte le tutt'oggi abbiamo sostituito. Non per, perché abbiamo avuto problemi, ma perché diciamo, si è un po' staccata dal mondo de, 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 delle gran fondo eh, la ditta e eh, Abbiamo sostituito diciamo con un'altra che crediamo di, 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 di solito peso e di solita diciamo, importanza con la Named sicché voglio dire anche qui abbiamo avuto contatti siamo stati felici e loro ci hanno accorto eh, la nostra proposta e collaboriamo anche con loro poi andando avanti ne ho detti tre mi sembra sì, no quattro ne manca, eh, manca dinamica. la, novità, ah, e la poi, novità e poi la novità Banca Dinamica che del 2017 anche con delle operazioni che fa piacevolare a tutti, cioè tutti gli iscritti, sia gli iscritti a certi tipi di manifestazioni sia gli abbonati con diciamo, un apporto di, di, di copartecipazione. Sicché Banca Dinamica la ringraziamo come ringraziamo tutti gli altri quattro e speriamo che il 2017 dal 12 di marzo ci porti tante e tantissime soddisfazioni. Io tante volte siamo in trasmissione, i discorsi di Paolo Marucci e Stefano Gazzarri, diceva che sono discorsi fatti ok, però io vi voglio raccontare un episodio. Io quel giorno delle premiazioni ero lì a presentarle con Marucci e, e Gazzarri, mi trovai a un punto che quando arrivai, io mh, vergogna ce n'ho poca, tanto si può dire. Invece ho provato quella, quel timore perché a aspettarmi c'era un tappeto rosso, un tappeto rosso che eh, dice, vabbè, è un tappeto. No, questa è l'importanza veramente eh, con cui avete, si è o male, aspettato l'arrivo eh, di questi premiati del giro del Granducato di Toscana. Un qualcosa di, di spettacolare, un'accoglienza particolare. Eh, sono stati proprio cullati e poi, e, e qui eh, lo devo dire. Quando arrivava la gente, mi diceva Dani, ma voi siete vestiti tutti eleganti e noi non ci si aspettava. Ecco, quello è il vero, il vero successo, perché il vostro operato nel sentirmi dire non ci si aspettava vuol dire che avete fatto un qualcosa di talmente importante e oramai. Non era più eh, un qualcosa che chi lo faceva in precedenza non, non veniva curato. a Questo aspetto. Invece, il lavoro. Di, di Posarelli e tutti i ragazzi del Lontraino con Paolo Marrucci e Stefano Gazzari sono riusciti a ricreare giustamente in un ciclismo amatoriale però un certo tipo di eleganza che è un giusto merito per delle belle premiazioni ricche di premi come avevate fatto. Sicché io, eh, qui dallo studio, sto per finire e vi dico perché sto perché eh, ora Paolo mi ha parlato, Stefano mi ha parlato, ma ora le mettiamo veramente una accanto all'altra per sentire veramente se c'è un giusto connubio tra Paolo e Stefano. Mi raccomando, state sui divani e non lasciate lo spirito perché c'è la sorpresa. Cicloturismo o agonismo? Cicloturismo. Agoturismo. La prima emozione, in bici o come organizzatore? Da In bici. La cosa più importante del Granducas. I ciclisti. I nostri partner. I partner 2017? Galleschi, Velosystem, Banca di Valentini. Valentini. Named e VD40, cosa vorresti dal tuo giro? Di divertirsi, tanti abbonati per vincere la classifica del Granducato. Quanto contano i compagni di squadra? Fondamentalmente, tantissimo. Sono un aiuto molto utile per chi fa la classifica finale. Cos'è più importante per l'organizzatore? La sicurezza, la tranquillità. Signore e signori, siamo ritornati nello studio, non c'è più Paolo Marucci né Stefano Gazzarri, sicuramente l'esame è stato passato a pieni voti, che, che dirvi? Io ringrazio veramente la vostra attenzione, mi raccomando, pensate al Giro del Granducato di Toscana, il via il 12 marzo, Campagnano Romano, per qualsiasi cosa www.girodelgranducato.com per iscrizioni, poi per qualsiasi cosa, importante, contattare Paolo Marucci e Stefano Gazzarri, mi raccomando, andiamo in tour per le strade toscane, andiamo a toccare il Lazio, in Emilia, perché quest'anno il giro del Granducato di Toscana sarà un qualcosa di veramente estroso, perché c'è anche lo speaker, che è qualcosa io vi assicuro che studierò. L'importante è credere nel giro del Granducato di Toscana e nello Speaker. Grazie nuovamente e alla prossima, un saluto allo Speaker.